Sono Albino Stella, ho 48 anni. Ho lavorato nel reparto gamma dal 51 al 55. Solo dopo essermene andato ho capito che quello era l'inferno. Era tardi, il cancro mi aveva già colpito. Pisa Brut lo chiamavano, perché da un giorno all'altro pisciavi sangue. Nel reparto eravamo in 6. Giuseppe Possio è morto. Ariano Sbramante è stato bruciato 8 o 9 volte. Carrera, 3 folgorazioni. Benedetto Vanotto, morto. Giovanni Beria, malato. Poi ci sono io. Perché, quando si annunciava il 1830, non avete trovato niente di meglio che mandar pallottole a quei giovani muratori del Dipartimento della Cruz, che crepavano di fatica per un tozzo di pane a pranzo, un brodo la sera e un materasso marcio la notte. Fuoco! Perché, nel 1834, il Reuters non ha, avete sparato nelle cantine dove vivevano famiglie operaie per una debole insurrezione e qualche barricata. Fuoco! Fuoco! Sui proletari del giugno 1848 che furono pure fra gli insorti di febbraio. Fuoco! Perché durante la sanguinosa settimana del maggio 1871 avete scatenato la caccia ai bambini convinti che avessero appiccato molti incendi? Quattro bambini vennero fucilati con la loro madre che si era appena procurata del petrolio di illuminazione. Altri furono portati in caserma e passati per le armi. Canaglie. Karoshi è l'espressione giapponese che sta a significare morto per eccesso di lavoro. Sono Maria Marietta, vedova Savarino. Sono Livia Caglieris, vedova Gori Matteo. Sono Delfina Broda, vedova Messina. Donna, vedova Lorenzo Martinello. Sue cose, vedova Santino Tubo. Nel vento. Vedova Giuseppe Chiesa. Vedi quella giacca vuota, rallenta il tempo. Maria, moglie non più moglie di un marito perso. Le sue grida nella notte ti ritorna in testa come un lampo mesto. Non sei che polvere colorata sul muro. Sei solo polvere colorata sul muro. Nella stanza c'è l'odore del piombo, con le impronte inaridite, quelle frasi mute. Se ti perdo non ho colpa e non capisco, la mia vita avrei vissuto, ma era solo troppo presto. Mentre ti han scavato di terrore, ti han trafitto tra coperte verniciate. A me non son rimaste che parole sopra un foglio, voglia di non dover morire, una tuta appesa al cielo. Non sei che polvere colorata sul muro, sei solo polvere colorata sul muro. Non sei che polvere colorata sul muro. Ah. La dichiarazione di Filadelfia sanciva che il lavoro non è una merce, in quanto elemento integrante del soggetto che lo presta, della sua identità, della sua vita presente e futura. No, presente sì, ma futura no. In futuro, abbiamo deciso, il lavoro non sarà più un elemento della vita, ma la vita sarà parte del lavoro. Da ora in poi, tutto sarà merce da comprare, pagare, accumulare. Si sono guardati in faccia e uno fa l'altra. Da dove iniziamo? Tiriamo i dadi, risponde lei.
Mi piace immaginarli così, seduti attorno a un tavolo con i dadi del Monopoli in mano, Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Come 60 anni prima, i loro pari attorno a un tavolo con i carormattini del risico. Quella era solo prima guerra mondiale. Questa si chiama deregulation, che significa girare all'indietro l'orologio della storia del lavoro, in modo da tornare ai tempi in cui veniva venduto dall'individuo all'impresa come una merce. Il nocciolo della deregulation è una reazione antifiscale. Lo Stato tratta troppo bene i suoi cittadini comuni a discapito dei suoi cittadini ricchi. Bisogna ribaltare la frittata. Ma come fare per non cascare in un nuovo 68? Destroy Emily, ha pensato lui. Parla come la Thatcher. Sarà perché faceva l'attore prima di essere eletto presidente degli Stati Uniti. Due armi utilizzarono, l'individualismo e la rivendicazione della libertà. Ma mentre mendicanti e senza tetto tornano ad affollare i marciapiedi delle città, il valore supremo dei tempi moderni diventa uno slogan pubblicitario. Libertà dalle limitazioni, dallo Stato, dalla società. Libertà è io sono e la società non esiste più. Fate due uova, fate del sesso, state lontani gli uni dagli altri, provateci ancora, non è poi così male. Abbiamo bisogno di esseri umani.